Buonasera, io sono Simona Bernabei, sono qui insieme a voi oggi è il 15 di gennaio del 2018, sono qui insieme a voi per il primo incontro della formazione online prevista all'interno del nostro progetto Team for Clil, il nostro progetto Erasmus Plus Team for Clil. Questa sera innanzitutto vi saluto ed è un grande piacere avervi qui, vedo che siamo numerosi. La modalità che abbiamo scelto per comunicare con voi è veramente molto semplice, dovessero esserci degli intoppi, potete segnalarmi qualsiasi problema in chat, che naturalmente è disponibile a tutti quanti, e vi pregherei di, per il momento di abbassare le mani e di chiudere i microfoni e le webcam in modo tale che il collegamento non abbia problemi, ci sarà spazio per le domande e adesso vi spiegherò quale sarà la modalità per porre anche le domande alla nostra presenter di questa sera che è Daniela Calzoni. Parleremo di CLIL e Daniela presenterà una serie di slide e sarà disponibile poi per le vostre domande. Come avete visto, io ho messo a disposizione il foglio firme, vi ripeto per chi si fosse collegato ora, il foglio firme, vi prego di firmare in entrata e non in uscita ricordiamoci alla fine dell'incontro che è previsto per le ore 19:30 o comunque per l'ora in cui dovrete andare via voi. Fate attenzione, e scusate se mi ripeto per chi mi ha già sentito, ma fate attenzione perché i fogli che condivideremo sono dei documenti in condivisione con altri collaborativi, c'è il rischio che si cancellino dei dati, per cui siccome soprattutto nel caso del foglio firme e delle domande è importante che riusciamo a mantenere tutto il contenuto senza cancellare nulla, ecco, vi chiederei la cortesia di fare un'attenzione particolare perché siamo in tanti a scrivere, siamo in tutti in realtà a scrivere su quei fogli. E allora, quindi entriamo nel merito della situazione, della faccenda. Daniela farà la sua presentazione e adesso le passerò la parola. A un certo punto io poi vi metterò, diciamo subito, vi metterò il link anche al foglio che voi potrete utilizzare per scrivere le vostre domande. Vi chiedo anche qui la gentilezza di scrivere le domande non in chat, ma sul foglio di Google Doc, in modo tale con il vostro nome, quindi che ne so, che vuol dire Clil Simona, fra parentesi, in modo tale che poi noi, quando faremo delle pause per le domande, potremo rispondere anche insomma avere presente il nostro interlocutore. Qualcuno mi dice che non vede il link al foglio firme, è sparito perché basta salire un po' sopra, c'è un, vedete, questa è una chat che scorre, non è che sparisca, è sopra, quindi adesso lo rimetterò il link, abbiate solo pazienza di passare che io passi la parola a Daniela in modo tale che io possa gestire l'incontro. Io credo di aver detto tutto, passerei la parola a Daniela Cecchi che credo abbia il microfono aperto. Il microfono aperto, Dani? Non so se Daniela mi sente o meno, però il microfono te lo devi aprire te lo devi aprire ok, lo devi aprire tu dall'iconcina del microfono. Sì, tu mi senti, ma devi aprire il tuo microfono per parlare. Sei tu che devi aprire il tuo microfono. Nel frattempo, non si vede nulla, Maria Rosaria. Temo che questo, soltanto Maria Rosaria non vede. Oppure anche gli altri non vedono? Alessandra dice io ok, io sento anch'io, si vede, dice Alessandro Cardarelli, naturalmente vi saluto tutti quanti. Qualcuno vede e qualcuno no. Temo che
Il fatto che ci sia qualcuno che non vede sia dovuto al fatto che forse dipende da un problema della versione che avete. Non vedo e sento solo Bernabei, dice Bruna. Ok, eventualmente possiamo cercare, Daniela, di appoggiarti più alle parole che allo scritto, perché mi sembra di capire che ci sia qualcuno che ha problemi nel visualizzare le slide. Le slide saranno condivise da Daniela e vi dirà come. Nel frattempo, la mia ipotesi è che il problema sia un fatto di visualizzazione vostra, perché eventualmente posso chiedere a Daniela di ricondividere le slide. Magari Daniela prova a condividere le slide. Esatto, la Clear for Life dovete vedere, perché è la prima slide di Daniela. Quindi la maggior parte delle persone vedono. Daniela, tu mi senti? Daniela, dammi un feedback, perché io non ho modo di comunicare con te se tu, io sì, ma non mi sentite voi. Sono Daniela. Sì, devi attivarti il microfono, Daniela. Il pulsantino su in alto, sulla barra di riunione, layout, contenitori audio, eccetera, c'è il microfonino. E allora prova a spippolare sul tasto, perché insomma quello è il tasto che attiva. Prova a vedere se il microfono funziona. Il microfono emette delle ondine quando parli, quindi quello è un po' il modo per vedere se è attivo o meno. Intanto rispondo a Chiara, che mi dice: si firma semplicemente scrivendo il nome, si firma scrivendo no, cognome, nome e email e orario d'entrata. C'è il foglio firma dove vedi tutto questo. Allora, Daniela, mi scuso per questa attesa, ma succede. Adesso aspettate, che vedo che in molti stanno chiedendo il link al foglio firme, lo metto immediatamente. Io provo, scusate un attimo, io provo a capire. Provo a telefonare un attimo alla Calzoni, sentiamo qual è il.
Mi sentite adesso? Mi sentite? Ok, perfetto. Proviamo? Mi sentite? Ok. Buonasera, a questo punto credo mi sentiate, era questione soltanto di riuscire di riattivare, non so per quale motivo. Spero che tutti mi sentite. Simona, dammi l'ok che mi stai sentendo tu e che tutto va bene. Ok, perfetto. Allora, evito di attivare una webcam per un saluto personale come volevo fare perché non vorrei che succedesse qualcos'altro. Quindi vi saluto in questa maniera. Buonasera, bentrovati in questo nostro primo webinar che ha avuto qualche problemino. Lo vedrete anche probabilmente dal mio profilo perché sono dovuta entrare non con il mio Daniela Calzone, ma bensì sto sfruttando l'amico e collega Giorgio Pontuale. Ringrazio di nuovo tutti perché appunto sarete stati impegnati come tutti noi dagli impegni scolastici e non. E quindi ecco, cerco di andare diretta al punto. Allora, giusto velocemente, ci siamo incontrati sicuramente al primo incontro di formazione, diciamo a Scandicci a Pisa, e appunto io principalmente sono un'insegnante di inglese formatrice presso il Liceo Linguistico Giovanni da Castiglione. Però mi trovo qui questa sera non tanto perché io sia una esperta di Clilo, Guru, eccetera, ma semplicemente sono un docente e formatore sempre interessato, diciamo, a tutto quello che succede. E già nel 2007 e nel 2008 ho fatto appunto un corso di formazione a Colchester con Diane Hicks, che mi ha introdotto appunto al CLIL, mi ha affascinato a CLIL. E pertanto, diciamo, è da lì è partito il mio percorso di ricerca, di sperimentazione, eccetera. Quindi, diciamo, questo è un po', il perché mi trovo qui stasera. Ovviamente, vorrevo partire con un piccolo, brevissimo panorama per quanto riguarda la situazione, diciamo, in Italia. Quando è partito CLIL, come si è mosso fino adesso e poi vediamo quali saranno i futuri passi. Nel 2010, infatti, già iniziavano i primi, quelli che io ho chiamato, dolori del giovane CLIL, ovvero nel 2010 questo acronimo, diciamo, è apparso nella riforma della scuola secondaria e molte furono le domande che ci venivano rivolte come formatori o anche come magari insegnanti di lingua inglese. Ovviamente il significato di CLIL ormai tutti lo conoscete, Content and Language Integrated Learning, quindi significa appunto l'apprendimento integrato di contenuto disciplinare, quindi la vostra disciplina e la lingua straniera. L'altra domanda appunto che era logica da fare era appunto quali sono chi lo insegna, quindi chi lo insegnava? I docenti di NL, quindi i docenti delle discipline non linguistiche. E al tempo, appunto, c'era sempre un po' il dubbio se lo dovesse insegnare l'insegnante di lingua o meno. E qui, ripeto, siamo nel 2010. Quali materie e quale lingue? Tutte le discipline, ovviamente, non linguistiche e tutte le lingue comunitarie a seconda delle risorse. Quindi a questo punto sorgeva necessaria la domanda, e se una scuola non ha risorse? Ecco, a questo punto questa è una bella domanda, è una bella domanda che ci siamo posti tutti e quindi insomma si è cercato di lavorare in questo senso. Quindi velocemente vado un pochino avanti, per quanto riguarda il panorama italiano, questo termine appunto sappiamo ormai il significato e appare per la prima volta nel riordino della scuola secondaria, quando appunto si è introdotto l'insegnamento in lingua veicolare di una materia. E nell'ambito della sua attuazione l'INDIRE appunto ha rivestito e continua a
a rivestire un luogo, un ruolo cruciale nella formazione del piano dei docenti. Tanto è vero che già nel 2012-2013 sono partiti dei corsi che hanno coperto tutte le materie disciplinarie previste, quale filosofia, storia, eccetera, lo vedete qui nelle slide. E ovviamente le lingue dei corsi sono state principalmente a quel tempo inglese e francese, poiché non è stato appunto possibile attivare i corsi di spagnolo e tedesco che pur sempre erano contemplate per l'insufficienza del numero di docenti. Questi corsi di perfezionamento che si sono svolti appunto presso gli atenei universitari, in particolar modo per quanto riguarda la Toscana, Pisa per le materie scientifiche e Siena per le materie letterarie e artistiche, hanno coinvolto oltre 1000 docenti, di cui 877 hanno terminato il loro percorso. C'è stato un dropout abbastanza logico, soprattutto per il fatto che era un impegno molto gravoso. Noi abbiamo nella nostra scuola, e anche qui sta partecipando al webinar oggi, una nostra docente che per un anno intero ha dovuto, praticamente si è mossa a proprie spese e con la propria volontà, si è recata a Siena tutte le volte per seguire il corso, che è stato impegnativo. Al termine di questo percorso, comunque, i docenti, e come lei appunto molti altri, al termine di questo percorso, i corsisti appunto sostennero un esame conclusivo che portava all'attestazione o diciamo di un certificato finale con il riconoscimento dei 20 crediti se il docente fosse stato in possesso di una certificazione linguistica C1 oppure il certificato di frequenza al corso. Chiaramente l'ambito livello C1 per i docenti di NL era abbastanza impegnativo e di conseguenza c'è stata una fase, diciamo, di transizione in cui il MIUR praticamente ammise, diciamo, la possibilità di operare sul CLIL con livello linguistico inferiore. Si parlava di B2 e poi dopo in realtà nei corsi che furono attivati nel 2013, 14 e 15 non soltanto dagli atenei, ma i corsi di formazione linguistica portati avanti appunto dalle scuole e polo formativo hanno praticamente sviluppato dei corsi, organizzato dei corsi che potevano andare dal livello B1 per il raggiungimento e il conseguimento del livello B2. Questo perché in realtà era proprio la maggior parte degli docenti di NL si trovavano in questa situazione. In questi corsi sono stati soltanto corsi che hanno interessato la lingua inglese, perché non fu possibile attivare neanche la lingua francese, visto il numero non sufficiente dei docenti. Anche in questo caso c'è stato un dropout, risultato appunto da varie motivazioni, e questi corsi comunque erano sicuramente più leggeri e si limitavano, diciamo, si limitavano, è sempre molto impegnativo, ma comunque rispetto a quello degli atenei era ridotto il numero delle ore perché si trattava di 130 ore, di cui 90 in presenza e 40 in formazione in piattaforma. E questo grosso modo, diciamo, quello che è avvenuto, che cosa si è fatto per, diciamo, formare il docente CLIL. Qual è il profilo del docente CLIL? Il docente CLIL è caratterizzato, come si può evincere dalla riforma della scuola e da tutti i documenti, dal possesso di competenze linguistico-comunicative nella lingua straniera veicolare di livello C1 e anche ovviamente unito alle competenze metodologiche didattiche che appunto si possono consolidare soltanto al termine del corso di perfezionamento universitario. La metodologia ovviamente è già diffusa in tutta Europa, in qualche paese ovviamente in maniera maggiore rispetto ad altri, comunque l'Italia si sta muovendo in maniera molto attiva e con discreti successi, anche perché qui mi rifaccio un attimo a quello che ha detto anche Luisella Mori durante il primo incontro di formazione, quando ha detto: non preoccupiamoci più di tanto di quale sia il nostro livello linguistico. Se abbiamo una scuola, se abbiamo dei docenti, se abbiamo un team che può collaborare, partiamo subito con il CLIL. Proviamo a fare anche un mini modulo, semplicemente una lezione, oppure semplicemente utilizzando del materiale. E questo è molto importante.
E poi qui, e concludo con questa parte che diciamo più normativa, l'INDIRE promuove e accompagna l'introduzione e tutte le modalità CLIL in Italia con variazioni, e poi appunto esiste questo repository gold contenente le buone pratiche di CLIL, e soprattutto anche il programma e la piattaforma eTwinning rende possibile qualsiasi tipo di scambio, di gemellaggio virtuale e soprattutto anche di condivisione di materiale che possono aiutare tutte le scuole di ogni ordine grado ad utilizzare materiale CLIL e a, diciamo, a condividere con gli altri. Questo diciamo a livello normativo. Vediamo invece adesso, veniamo sul vivo, diciamo, della tematica di oggi, che è appunto un po' la riflessione su quali sono i punti fondamentali, i principi fondamentali di CLIL, che ho volutamente voluto chiamare CLIL for Life nel titolo, proprio perché CLIL si inserisce all'interno di quello che viene chiamato appunto il lifelong learning, quindi praticamente l'apprendimento, l'educazione permanente. L'educazione permanente che coinvolge a tutto tondo non solo gli studenti, ma anche noi docenti. Quindi apprendimento permanente, ovvero si intende qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare quindi le proprie conoscenze, le proprie capacità e competenze in una prospettiva sia personale, civica, sociale e occupazionale. Ed infatti mi piace sempre introdurre queste frasi, diciamo, ai miei corsi di aggiornamento, quelli che faccio in presenza, appunto, dove si dice: dai a un uomo un pesce e avrà qualcosa da mangiare, ma insegna a un uomo come pescare e non sarà mai affamato. Questo perché? Perché non si tratta semplicemente di soddisfare un bisogno immediato, ma si tratta invece di acquisire quelle capacità, quelle strategie e quegli strumenti che possano permettere ad andare avanti in maniera autonoma nel proprio percorso. Ed infatti CLIL riguarda non tanto, appunto, non soltanto l'educazione, l'istruzione, quanto l'integrazione. L'integrazione, abbiamo detto, di lingua e contenuto, e che parte appunto dall'analisi di situazioni reali, e quindi appunto da lì si può partire per impostare il percorso CLIL a seconda appunto dei bisogni di ogni singola scuola e di ogni singolo contesto. Ovviamente CLIL si basa molto e va a influenzare molto anche l'esperienza del discente, l'esperienza dello studente, che sarà impegnato in questo processo continuo di pensare e fare, unire insieme appunto le varie fasi. Vediamo però adesso che cosa è brevemente CLIL e che cosa non è CLIL. Ovviamente sappiamo adesso quali sono appunto le varie iniziali, l'acronimo che cosa significa, e c'è semplicemente da dire subito che CLIL non è lingua straniera o contenuto isolato, non è una disciplina insegnata in lingua straniera. Questo perché mi è spesso capitato, soprattutto all'inizio e non adesso, di trovarmi di fronte a dei corsisti, degli insegnanti che venivano ai primi corsi di aggiornamento, dove mi si chiedeva: ma come posso io, con il mio livello di inglese, diciamo, a tenere una lezione di un'ora in inglese? Ecco, infatti questo non è da fare, non è questo CLIL, non significa semplicemente trasferire la propria pratica didattica consueta, abituale, in lingua straniera. E poi, altra cosa che CLIL non sostituisce l'insegnamento della lingua straniera. Ma come abbiamo detto, e vedremo come, cercando di con alcuni esempi in seguito di vedere, è un approccio appunto integrato, è un approccio globale, perché non coinvolge semplicemente la competenza e la conoscenza, diciamo, dell'argomento, ma spazia oltre, va all'interno appunto, come abbiamo detto, di quello che è considerato l'apprendimento autonomo. Vedo qui, non sento, non mi sentite più? Ah,
Ah, ok, perfetto. Avevo letto non sento bene e quindi mi preoccupavo. Ok, allora vado avanti. Vado avanti pensando che siete un po' confusi perché anche io magari all'inizio ero confusa e ero confusa anche oggi per presentare, per preparare questo seminario perché sono più abituata, diciamo, a un face to face. Allora, vediamo un po' che cosa ci serve in pratica, cosa è essenziale sapere per potersi muovere su Clil. Quali sono gli ingredienti? Gli ingredienti di Clil, appunto, come quando magari si pensa a un buon piatto, appunto, vogliamo vedere quali sono gli ingredienti, come posso riuscire a fare questo piatto. Ecco, quello che viene chiamato le 4C, e l'abbiamo introdotte questi piccoli concetti, ma molto brevemente, all'incontro di formazione. Quindi le 4C, quest'altre strane parole Bix e Culp, Hots and Lots, che sono anche queste strane parole, e poi Scaffolding. Ecco, cercherò di concentrarmi su questi quattro punti in maniera, cercando di essere abbastanza chiara, e poi lasceremo magari in fondo il tempo per le domande, ma comunque oggi diciamo è questa prima fase introduttiva, poi sicuramente gli argomenti verranno ripresi e ci sarà modo poi in un secondo tempo anche di approfondire e di ricercare su diciamo alcune degli delle, dei punti che vi sembrano meno familiari, diciamo. Allora, le 4C. Le 4C appunto COIL 2007. La prima C sta per content, quindi il contenuto. Dopo c'è anche la slide in italiano, scusatemi, molte delle mie slide erano in inglese. La seconda C sta per communication, quindi l'apprendimento linguistico e l'utilizzo della lingua. La terza C sta per tutti i processi di apprendimento e cognitivi. La quarta C sta per culture, quindi cultura. Nell'ottica dello sviluppo di una consapevolezza interculturale e della cittadinanza globale. Faccio un esempio molto, molto banale. Sì, metterò le slide a disposizione, le condivido nel Team Space con altro materiale di cui vi parlerò poi alla fine. Sto rispondendo, diciamo, non so se devo farlo, sto rispondendo a quello che vedo in chat nel frattempo. Per esempio, un argomento semplicissimo e anche banale, che magari non vi riguarda, però il contenuto potrebbe essere, per esempio, la colazione in Inghilterra, breakfast in UK, ok? Communication intendo io come mi rapporto, cosa posso dire per parlare di breakfast in UK? Per esempio, il fatto che I think English breakfast is too fatty. Per quanto riguarda cognition, riguarda, diciamo, quei processi, diciamo, metacognitivi che permettono sempre di spaziare su questo argomento. Quindi, per esempio, parlare o riportare al partner quello che sai dell'English breakfast. E per quanto riguarda culture, significa spaziare, abbiamo detto. Quindi imparare sulle abitudini alimentari in Inghilterra, fare un'analisi comparata di quello che appunto English breakfast e poi con la colazione in Italia. E vediamo anche che, siccome le nostre classi sono sicuramente fatte da studenti di varie nazionalità, è molto bello in quel caso anche sviluppare confronti anche con gli studenti che provengono da altri paesi. Quindi, come vedete, in questo caso c'è proprio lo sviluppo dell'intercultural understanding e della global citizenship. Quindi, ricapitolando in questo senso, il contenuto, per quanto riguarda il contenuto, quando penserete quando penserete a una lezione CLIL o a un modulo CLIL, il contenuto appunto riguarda il contenuto della vostra disciplina. I contenuti possono essere estrapolati dalle indicazioni nazionali, quindi da quello che veniva una volta chiamato il programma, ma possono essere anche temi di approfondimento, temi di progetto, quindi non necessariamente legati al programma. Per quanto riguarda la comunicazione, è proprio la finalità quella della produzione orale o scritta e dell'utilizzo anche di altri linguaggi, visto che siamo appunto nell'era tecnologica, l'era digitale.
E anche nella comunicazione, cercando di privilegiare quello che viene chiamato lo student talking time, quindi il tempo appunto dedicato allo studente per poter parlare e comunicare, che va un po' a contrastare con quello che è il teacher's talking time, quindi praticamente il discorso dell'insegnante che parla un po' meno e fa parlare di più, diciamo, i ragazzi. Per quanto riguarda la terza C, che è quella appunto cognition, cognizione, si tratta appunto di sviluppare le abilità metacognitive per imparare ad imparare. Per imparare ad imparare e quindi ritorniamo al discorso precedentemente fatto, quindi all'inizio, della visione futura del lifelong learning, quindi dell'apprendimento autonomo per appunto essere sempre in grado di poter apprendere in maniera autonoma. E qui entrano in ballo quello che sono appunto la tassonomia, le tassonomie di cui parleremo successivamente. Per quanto riguarda culture, la cultura, si tratta quindi dell'acquisizione di aspetti culturali, formativi, dell'utilizzo soprattutto di materiale autentico, questo è veramente essenziale per potersi calare nell'ottica CLIL, finalità comuni, condivisione di community e quindi training qui calza, diciamo, a pennello. Parliamo di lingua per comunicare, lingua per trasmettere dei contenuti, lingua per apprendere dei contenuti, eccetera. Ma quale lingua? Allora, mi piace utilizzare questo trittico che è stato appunto sempre creato da Coyle nel 2002, quindi prima, diciamo, delle 4C, dove praticamente indica la progressione linguistica, quindi lingua di apprendimento e lingua da utilizzare. Infatti lui parla di language of learning, quindi dove la lingua dell'apprendimento, language for learning, quindi la lingua per l'apprendimento e la lingua attraverso l'apprendimento. Quindi sono tre fasi, tre diciamo azioni, tre step che riguardano appunto una prima parte che è appunto l'analisi, quindi tutto ciò che riguarda il contenuto, la cultura, praticamente la lingua dell'apprendimento. A questa analisi si aggiunge quello che è il linguaggio per l'apprendimento, ovvero gli studenti, ma anche l'insegnante stesso, quando si ritrovano in classe e devono operare in classe dovranno comunque discutere, dovranno negoziare, dovranno lavorare bene a group work, dovranno sicuramente fare ricerche, quindi servirà loro una lingua che non è la lingua di quello che devono apprendere, magari il contenuto linguistico, vuoi per esempio il sistema solare, ma dovranno avere anche un bagaglio lessicale, sia docente che insegnante, per poter parlare, per poter apprendere questo contenuto. La terza fase è quella di apply, quindi l'applicazione, ovvero si creerà nello studente e nel docente un bagaglio lessicale molto più ampio perché viene dall'utilizzo magari del web per fare una ricerca, viene dal linguaggio anche del classroom management, per esempio. Viene anche dal riciclare il linguaggio che trovano in documenti autentici, quindi praticamente c'è un'esposizione alla lingua molto più ampia e questo permette chiaramente lo sviluppo di altre competenze e di altri livelli di conoscenza della lingua. Quale lingua ancora? Sempre questo discorso, ma italiano o inglese? Non è una lotta né nulla. Noi vogliamo soltanto far passare il messaggio che CLIL deve funzionare chiaramente, possibilmente utilizzando al massimo la lingua veicolare, però tuttavia può funzionare anche quando ci si sofferma un attimo e si utilizza la lingua madre, per esempio se non si capisce un'istruzione. Oppure, ecco, non necessariamente deve essere una lezione tenuta essenzialmente in lingua veicolare, soprattutto agli inizi. E quindi dall'esperienza appunto di condivisione con colleghi che sono in rete, di condivisione con corsi d'aggiornamento e corsisti, noi abbiamo praticamente individuato che CLIL funziona davvero
Quando ovviamente, questo è logico, si impara la lingua, quando si impara il contenuto, ma soprattutto quando c'è l'esposizione alla lingua straniera in modo autentico, quindi non cercando di creare niente dal nuovo, ma utilizzando il materiale vastissimo che si può trovare, ovviamente richiede molto tempo il selezionarlo o magari adattarlo agli scopi appunto personali e del proprio contesto dove si opera, però bene o male l'esposizione alla lingua straniera deve essere fondamentale. Qlil funziona anche quando si impara facendo, naturalmente, il learning by doing. Quando si collabora, questo è un aspetto fondamentale, il cooperative learning, e ci sarà proprio una sessione, un altro webinar basato proprio su questo aspetto di collaborazione, di cooperative learning. Last but not least, proprio quando gli studenti e i docenti si divertono. E chi ha avuto esperienza di CLIL, e ce ne sono penso diversi in questa lista di colleghi che vedo presenti, diciamo, a questo webinar, io credo che sia vero. Gli studenti e i docenti si divertono quando fanno lezione CLIL. A questo punto, diciamo, questo era il primo punto della mia scaletta degli ingredienti, le 4C e quindi la lingua per la comunicazione, eccetera. L'altro punto che avevo presentato era Bix e Calp. Io vorrei partire facendovi vedere un brevissimo video che vorrei, forse Simona me lo può condividere, è quel video di cui parlavamo ieri, però nel frattempo lo introduco. È un video di Kame nel quale spiega in 2 minuti e pochi secondi la differenza tra Bix e Calp. Cercate di tenere a mente quello che lui dice, questo è praticamente contrasto tra comunicativo verso accademico, lessico limitato verso lessico complesso, fluency per comunicare, fluency per acquisizione. Quindi sono concetti che troverete in questo brevissimo talk di 2 minuti e 30 secondi di Cunnings e poi dopo lo vedremo insieme. Simona, sei pronta per Allora, Dani, condividere tu mi senti, il vero? Sì, perché vedo che l'audio funziona. Adesso. video? Allora, Dani, tu mi Sì, senti, vero? ti Sì, sento, perché vedo sì. che l'audio Sì, funziona. ti Dunque, mi sento. ridai il titolo del video di Sì, se Cummings, per riesci. favore? Allora, dunque, mi ridai il titolo del video di Cummings, per Sì, favore? era Bix versus Calp. O se no, Ah, te no, non li ti mando preoccupare. come link. Ah, no, non ti preoccupare. Cummins, Big Skulls. Sì, forse me lo rimandamelo per favore il link per cortesia. Sì, forse me lo rimandamelo per favore il link per cortesia. Mandamelo Ok, aspetta un attimo. anche in chat, eh. Mandamelo anche in chat, Sì. eh. Arrivo. When I first looked at this issue, I used the acronyms BICS and CALP. BICS stands for Basic Interpersonal Communicative Skills. CALP. Eccolo, sta arrivando. Il L'hai link, visto, scusa, dove Simona? me lo stai mandando? Il link, scusa, dove me lo stai mandando? Io sono Giorgio Puntuale, te l'ho Non mandato lo in vedo, chat. aspetta, eh. Non lo vedo, aspetta, eh. No, L'ho perché non riscritto. capisco. Ok, trovato, trovato, E non trovato. capisco. Ok, trovato, trovato, Ok, perfetto, va bene. trovato. Allora, dunque, intanto facciamo così. Facciamo. Allora, dunque, intanto facciamo così. Facciamo.
Daniela, mi senti? Daniela, mi senti? Sì, io ti sento. Tu mi senti? Ok, Mi senti? dunque, io sì ti sento, Sì. l'audio del... Io, L'audio, dunque, sì ti sento, l'audio del... L'audio del L'audio del video non video si si sente, sente scusami, e malissimo, basta. non si sente per niente, quindi io direi Ah. procedi tu e spiega quello che si diceva nel video, No, perché io meglio direi di così procedi oggi c'è anche un tu e ritorno spiega quello che si pazzesco. diceva nel video. E Meglio di così sì. oggi c'è anche un ritorno pazzesco. Sì, Esatto, io ok. E condividimi altrimenti farei una l'slide. cosa di questo tipo, vedo che Francesca Esatto, lancia io un'idea che mi sembra altrimenti farei una cosa di ottima. questo Se tipo. Vedo tu che ripeti Francesca lancia un'idea che mi il link sembra sulla chat, esatto. sulla chat, Sì. ognuno può Metto il guardarlo link. individualmente e ci rivediamo fra 2 minuti qui, perché altrimenti non Ognuno può riusciamo. guardarlo individualmente e ci rivediamo fra 2 minuti qui, perché altrimenti non riusciamo. Ok, il link è quello che vedete, Giorgio puntuale. Ripetilo per favore, vai. Ripetilo per favore, vai. Giorgio puntuale, sono io in realtà, sono Daniela e vi ho mandato il link di YouTube. Grazie Francesca Rondinelli che ha ripetuto il link. Rondinelli ha ripetuto il link. Ok, mi sentite adesso? Possiamo ripartire? Ok, possiamo ripartire quindi. Ok, credo a questo punto che appunto avete visto il video. Pronto? Mi sentite? Mi sentite tutti?
Ok, perfetto. Allora, se mi sentite, appunto, come avrete visto, Cummins parla proprio della differenza tra quello che è BIC e quello che è CALP. Cioè, praticamente la lingua, quindi quella che viene chiamata BICS, è l'acronimo per Basic Interpersonal Communicative Skills, e riguarda tutte le abilità comunicative interpersonali di base. Quindi servono per esempio per salutare, interagire, quindi la lingua diciamo è usata da tutti i giorni in classe, la lingua non necessariamente di classe, ma comunque la lingua di tutti i giorni. Non si sente? Ok, alcuni mi dicono mi sentono bene. Io qui ho tutto acceso, tutto verde regolarmente, quindi penso di poter ripartire. Allora, come dicevo prima, quando si parla di CLIL, oltre alle 4C, dobbiamo fare una riflessione sulla differenza tra BICS e CALP, dove BICS appunto riguarda, come ho detto prima, le abilità comunicative interpersonali di base, quella, la lingua diciamo che si usa per gli scopi comunicativi di tutti i giorni, mentre invece quello che è CALP riguarda il Cognitive Academic Language Proficiency, quindi si tratta della padronanza cognitivo-accademica, ovvero è la padronanza di saper riassumere, comprendere testi argomentativi, un registro più elevato. La sequenza di fatti si tratta praticamente anche nella vostra disciplina, nella disciplina non linguistica, quella che viene chiamata comunemente la microlingua, ovvero la lingua specifica per parlare un linguaggio scientifico, artistico, filosofico, eccetera. Chiaramente questo livello di padronanza richiede molto più tempo per l'acquisizione. E di conseguenza noi dobbiamo tener conto che per i nostri studenti, come per noi, è difficile naturalmente fare il salto, diciamo, tra quello che è BICS e quello che è CALP. Infatti, quello che riguarda le abilità cognitive, che subito ci porta dopo all'argomento successivo, riguarda quelle che vengono adesso comunemente chiamate le life skills del XXI secolo. E come vedete, appunto, nelle life skills includono la creativity, emotional, cognitive leadership, collaboration, social and civic engagement. E chiaramente cognitive è una parte essenziale che riguarda soprattutto la lezione CLIL e le abilità di CLIL. Per esempio, facendo degli esempi molto concreti, il saper predire, lo sperimentare, l'osservare, il descrivere, l'analizzare, il confrontare, trarre conclusioni. Ecco, questi sono tutti processi che richiedono, diciamo, una lingua a livello linguistico superiore, appunto, rispetto a quello della comunicazione di base di tutti i giorni, che presenta un lessico più informale e un lessico anche più limitato. Qui appunto andiamo avanti e ci soffermiamo sulle tassonomie. Le tassonomie sono appunto collegate a BICS e CALP e poi a quello che viene chiamato la cognizione, quindi cognitive skills. La tassonomia per definizione è un sistema per classificare, definire, scusate, qui c'è una T al posto di una R, e organizzare cose, attività o concetti in gruppi. E quando parliamo di tassonomia di solito ci riferiamo a quella di Bloom, che è stata rivista da Anderson nel 2002. Allora, Bloom aveva individuato due categorie di abilità cognitive, quelle che lui ha chiamato Lower Order Thinking Skills, le famose LOTS, e qui torniamo al terzo punto della scaletta precedente, e le HOTS, ovvero Higher Order Thinking Skills. Si tratta quindi di abilità cognitive di ordine più basso e di ordine superiore. Per quanto riguarda le LOTS e HOTS, a sua volta sono divise in sottocategorie, che partiamo appunto dalla più semplice in basso, remembering, quindi il ricordare, e ricordare, quindi riconoscere, elencare, descrivere, identificare,
eccetera. Saliamo un po' e andiamo a comprendere, quindi esemplificare, classificare, riassumere. E applying, quindi applicare, quindi usare, implementare, risolvere, eccetera. Queste sono quelle che sono catalogate come lower order thinking skills. Se invece andiamo a livello superiore, quindi molto più demanding, molto più diciamo difficile anche per i nostri studenti, sono quelle che vengono chiamate le abilità di analisi, di valutazione e di creazione. Creazione è ovviamente, come potete vedere, lo step finale, quando appunto c'è una competenza totale e un'autonomia totale per poter appunto pianificare, inventare e creare. E quindi ecco, CLIL attraverso appunto una serie di attività e una serie di steps farà in modo di poter utilizzare tutte queste thinking skills, tutte queste abilità cognitive, ma in particolar modo concentrandosi su quelle HOTS. Vado avanti, questa magari è meno essenziale. LOTS, per esempio, un esempio. Di solito quando faccio i corsi in presenza con i corsisti, facciamo un'analisi, no, scusate, facciamo un esempio di attività che vengono definite di basso ordine e uno di alto ordine. Quando, per esempio, si tratta di basso ordine, per esempio, si tratta di dare una definizione. E di solito utilizziamo a scuola oppure insomma come attività, per esempio, la creazione di un cruciverba. Infatti, che cosa si fa? Quando facciamo un cruciverba, di solito diamo degli input, dei suggerimenti e poi creiamo magari la parola. Per esempio, ammettiamo che l'argomento, il topic è drama, quindi il teatro. Avevo pensato a queste clue per poter dare poi una definizione. E quindi in questa maniera vediamo che costumes sono ovviamente gli abiti che gli attori indossano. Audience sono le persone che guardano una performance, che assistono a una performance. Quindi diciamo, si può operare con un tipo di attività di questo genere che riguarda la tassonomia del defining, quindi dare una definizione, in tutte le discipline. Tanto è vero che io avrei condiviso sul Twin Space, dopo magari diamo anche un'occhiata a quello, tutta l'attività che ho svolto con i corsisti per quanto riguarda questo task, questa applicazione, diciamo, di una lower order thinking skill. Per quanto riguarda invece le HOTS, quelle di livello avanzato, si parla di mind mapping, e un mind mapping richiede ovviamente delle abilità molto più elevate rispetto a quelle semplicemente di dare una definizione. Infatti, e questo non l'ho inventato io, ma l'ho trovato. No, scusate un attimo, vado avanti. Qui dovrebbe apparire il dinosauro della mind map, che però in questo momento non si vede. Allora, praticamente, scusate, era un modo per rivedere, c'è sicuramente nel file che ho caricato su TwinSpace, però praticamente si tratta di un dinosauro disegnato con ovviamente tutte le vari collegamenti per spiegare il simbolo. Past, questo è strettamente a livello grammaticale, quindi uso oppure utilizzo le varie forme, la costruzione, il simple past del verbo essere, il simple past nelle varie forme interrogative e negative, eccetera. Quindi praticamente coinvolgere i ragazzi, gli studenti, in un mind mapping per fare il ripasso di un qualche cosa. Di solito il mind mapping che appunto, come dicevo prima, è elevato. Se richiesto al ragazzo, dopo aver magari svolto una serie di lezioni su un argomento, di fare un mind mapping e riescono a farlo bene, lì significa veramente che hanno sviluppato le abilità cognitive a livello superiore in maniera molto soddisfacente. Per tutto questo, l'ultimo punto che avevamo considerato nella scaletta era lo scaffolding. Scaffolding, come vedete dal disegnino, significa impalcatura.
Un'impalcatura serve appunto per costruire gradualmente, diciamo, un qualche cosa, un prodotto. Scaffolding è di aiuto sia all'insegnante ma anche allo studente. Ma per l'insegnante, appunto, è importante perché serve innanzitutto ad aiutare lo studente nel percorso di apprendimento. Che cosa significa? Quali sono, diciamo, i vari passi per poter aiutare lo studente CLIL? Innanzitutto, dato che si tratta di presentare del materiale in lingua straniera su argomenti complessi che richiedono quindi una CALP, quindi il linguaggio cognitivo accademico rispetto al linguaggio comunicativo di tutti i giorni, uno step importante è semplificare la lingua. Quindi come si può semplificare la lingua? Si possono per esempio adattare dei materiali autentici che noi troviamo semplicemente riducendo la lunghezza delle frasi, oppure trasformando dal passato o da tempi più complessi al presente, evitando l'uso di idiomi. Ecco, questo potrebbe essere una maniera. Un altro modo per aiutarli sarebbe quello di chiedere di completare, per esempio, delle frasi o delle griglie o delle risposte piuttosto che generarle ex novo. E l'altro molto importante, altro ausilio per gli studenti, è fare uso di supporto visivo. Ovviamente la visualità è molto importante per gli studenti perché chiaramente è un modo per rendere più esplicito un messaggio che magari a livello implicito è più difficile. E per esempio, anche questo l'ho trovato su internet, non è che l'ho creato io, ammettiamo se noi appunto iniziamo subito dicendo "So you see, the orbit of a planet is elliptical", magari gli studenti possono avere già difficoltà con la comprensione di queste semplici parole, quindi orbit, planet e elliptical. Quindi si tratta, sta l'insegnante, aiutare lo studente nell'acquisizione della lingua che deve acquisire. Per esempio, per semplificare il linguaggio, possiamo adattare un piccolo brano. Ammettiamo, se noi troviamo l'utilizzo di un passivo, come in questo caso, it is commonly assumed that stars, eccetera, eccetera, e magari troviamo anche una frase relativa che può creare dei problemi agli studenti in un primo momento perché si trovano un argomento in lingua che non è colloquiale ma accademico, e poi si tratta anche un po' di dover utilizzare questa lingua in maniera poi autonoma in un secondo tempo. Possiamo semplicemente ridurre, passando appunto, trasformando la frase passiva in attiva, e poi dividendola semplicemente in due frasi. Non succede niente, anzi è tutto a beneficio dei ragazzi. Quindi si può anche semplificare la grammatica trasformando dal passivo all'attivo, possiamo aggiungere altri esempi per chiarificare, non dobbiamo assolutamente aver paura di ripetere delle parole, dobbiamo anche, e questo è molto importante, l'ultimo punto, insegnare pre-teaching vocabulary, cioè presentare le parole chiave o i concetti chiavi precedentemente, cioè prima di presentare, diciamo, il materiale. Questo è essenziale. Poi abbiamo detto semplificare la lingua, utilizzare materiali visivo. Questo è importante, ripeto, perché la grafica aiuta moltissimo nell'apprendimento. Oppure semplicemente, come abbiamo detto prima, delle mappe concettuali, oppure delle flowcharts, oppure griglie che possano, diciamo, spiegare causa effetto, oppure conseguenze, eccetera. Tutti questi sono strumenti e strategie che dobbiamo utilizzare nelle nostre lezioni CLIL. Questo perché? Perché dobbiamo sempre tenere a mente che il CLIL è pensato soprattutto per lo studente e non tanto per l'insegnante. Tanto è vero che CLIL si inserisce all'interno di quello che viene chiamato il learner centeredness, ovvero la centralità dello studente. Molto spesso, chiaramente, siamo portati, e noi stessi, credo, come formazione da studenti, ad avere un approccio all'apprendimento molto diretto dal docente, nel senso l'insegnante che entra in classe, spiega, è la fonte di informazione principale, eccetera. Adesso nel Learner-centered approach, naturalmente,
C'è questa tendenza a ritenere lo studente chiaramente al centro del processo di apprendimento e l'insegnante non fa altro che assumere ruoli diversi, è sì sempre una fonte di informazione, però ci possono essere altre fonti di informazione, abbiamo il web, abbiamo la tecnologia e poi il docente, oltre ad essere fonte di informazione insieme ad altre fonti, lavorerà come coadiuvatore del lavoro, come facilitator, quindi per facilitare il lavoro e soprattutto anche potrà condividere ed apprendere dal docente, dal discente, dallo studente, perché chiaramente il discente ha il suo background, ha il suo percorso, ha la sua background knowledge che può ovviamente condividere con il docente. Quando si parla di learner-centered approach, chiaramente noi parliamo e mettiamo in atto il processo di apprendimento permanente, perché chiaramente se mi baso sullo studente voglio chiaramente fornire tutti gli strumenti necessari per proseguire nel proprio percorso. Utilizzo il cooperative learning perché chiaramente lavoreranno in gruppi o a coppie e anche con lo stesso insegnante. Svilupperò una maggiore responsabilità per il proprio percorso di apprendimento, una maggiore autonomia e soprattutto anche la capacità più o meno di autovalutarsi, di sapere se alla fine del processo ho imparato, non ho imparato, come ho imparato, ho contribuito, non ho contribuito, quindi una maggiore consapevolezza anche di sé come studente. Ovviamente, quando noi dobbiamo pensare alla lezione CLIL, dobbiamo pensare anche a come strutturare le varie attività. Abbiamo detto all'inizio, non si tratta di entrare in classe e parlare per mezz'ora o 40 minuti della propria disciplina, del contenuto che io voglio trasmettere, ma si tratta di impostare la lezione in maniera molto diversa. Una lezione appunto che tiene conto, come abbiamo detto, delle 4C, delle varie abilità cognitive, che utilizza le tassonomie, che fa appunto, si focalizza sullo studente e di conseguenza si basa su dei tasks. Dei tasks non sono altro che delle attività che si svolgono attivando il processo di comprensione e integrazione di contenuto e lingua, hanno un obiettivo specifico, implicano quindi l'attivazione delle abilità cognitive e portano ad un risultato o a un prodotto, quindi sono più complessi rispetto ad altri tipi di esercizi semplici. Ma per esempio, magari parliamo tanto ora di teoria e mi Daniela, scuso anche per questo, però mi appunto senti? voglio far rientrare in questa sessione di un'ora e mezzo, il CLIL framework, devo Allora, andare un po' veloce, mi scusa se ti dispiace. interrompo E per allo un stesso tempo, secondo. magari anche darti dei dati Volevo di approccio, perlomeno semplicemente coloro che sono un po' digiuni di CLIL, e mi scuso per coloro dire ai che sono tardi, colleghi, che far stanno via via capire più o entrando, meno che magari cosa stanno mi firmando sul propongo. foglio Quello che firma, abbiamo detto fino ad di ora. firmare in coda il Daniela, foglio bravo. firma, Sì, per cortesia, perché ti altrimenti si crea un sento. Sì, ti pasticcio. sento. Quindi non Ti sovrascrivete i sento. campi, ma scrivete in fondo il vostro Allora, nome scusa se ti interrompo per un e cognome, secondo. sì. Sì. Prego. Volevo semplicemente. Grazie mille. Io Colleghi mi che stanno via taccio. via Scusa Dani, entrando, ma che vedo che stanno lo stanno firmando sul facendo foglio in di diversi. firma. Firmare in coda il foglio firma, per cortesia, perché altrimenti si crea un pasticcio. Quindi non sovrascrivete i campi, ma scrivete in fondo il vostro nome e cognome. E orario d'ingresso. Grazie mille. Io mi taccio. Posso Scusa Dani, proseguire? No, ma no, va vedo che lo stavano benissimo. facendo in Proseguo e mi diversi. avvio verso il termine più o meno. Allora, per esempio, abbiamo detto, no? In termini pratici, ammettiamo vari tipi di attività e vari tipi di tasks, come ho detto prima, task che coinvolge un po' tutto quello che abbiamo detto fino adesso, quindi l'integrazione di lingua, contenuto, partecipazione, attivazione di conoscenze pregresse, eccetera. Di solito, per esempio, se l'argomento fosse magari socialism, communism e marxism, ok? Quindi un argomento molto sfruttato e comune. Di solito abbiamo un po' scartabellato in qualche libro di testo, di storia e un tipo di esercizio, di solito quello che viene chiamato qui question one è:
di leggere un testo, ok, e su dove si parla di socialismo, comunismo e marxismo, comparare e contrastare le tre ideologie. Un altro tipo di esercizio, di attività che abbiamo trovato, lavorando appunto sul field di storia, era appunto dato un testo che riguarda appunto socialismo, comunismo e marxismo, definire i tre movimenti in termini appunto basandosi sulle loro ideologie principali. Altro tipo di attività, leggere il testo sui tre movimenti e rispondere a delle domande. Chiaramente seguono la serie di domande classiche che ci possono essere, diciamo, al termine di un brano o di un capitolo. La question 4, quello che vedete qui, Q4, invece è un'attività un pochino diversa e che è un'attività più catalogabile come attività CLIL, perché qui si chiede di non leggere ancora il testo agli studenti, ma di guardare magari una chart, questa tabella che viene qua, presentata, dove si vedono appunto i contrasti tra le filosofie di socialismo, diciamo, le filosofie opposte al socialismo e comunismo. E poi, e come vedete, le prime vengono già date: working alone oppure working together, individuality, solidarity. Chiaramente a quel punto, una volta che i ragazzi hanno capito come funziona, che c'è un'idea che contrasta, si chiede di leggere quel testo, che può essere lo stesso presentato anche in Q1, Q2 e Q3. E poi da loro stessi dovranno completare, ok, basandosi sugli altri concetti che vengono presentati nella parte dove si parla di opposite idea. E quindi in questa maniera, come vedete, gli studenti hanno innanzitutto quello che abbiamo detto prima, una sorta di aiuto perché viene presentato in precedenza e la lingua che verrà presentata. Quindi, per esempio, loro si dovranno confrontare con concetti o vocaboli come privilegi, società basata su distinzioni di classe, oppure proletariato, borghesia, eccetera, che magari non è automatico che abbiano già questi vocaboli in inglese per parlare di storia. Quindi, di conseguenza, si aiutano nell'acquisizione del lessico chiave. Poi dopo successivamente dovranno leggere, quindi si trovano più a loro agio avendo qualcosa a cui aggrapparsi, ma allo stesso tempo dovranno attivare tutta quella serie di processi mentali che gli permettano di capire, di portare avanti questo task che alla fine poi sarà sicuramente condiviso in coppia o piccoli gruppi perché appunto prevede il CLIL sicuramente il lavoro di coppia, il lavoro di gruppo anche per confrontarsi e soprattutto per utilizzare la lingua il più possibile, altrimenti sarebbe sterile se dovessero semplicemente fare i conti con loro stessi. Quindi, quando si parla di lezioni CLIL, quando si parla di tasks, non possono far altro che entrare in merito quelle che vengono chiamate le quattro abilità. E le quattro abilità di CLIL, in CLIL sono le quattro abilità che di solito sono sempre testate, insegnate, presentate quando si insegna la lingua straniera. Quindi immaginate per esempio la metodologia per l'insegnamento della lingua straniera applicata diciamo alla vostra disciplina, alle discipline non linguistiche. Chiaramente un'abilità è il listening, quindi la capacità di ascolto o visione, perché posso guardare un film, chiaramente, o un video e ascoltare. Quindi l'input, questo è il più comune. Quindi il listening di un ascolto o la visione di un qualcosa è l'input più comune per cominciare una lezione CLIL. Anche reading, lettura, è un'altra fonte di input fondamentale, purché rispecchi quello che è stato detto prima, ovvero utilizzare il più possibile il materiale autentico, magari adattarlo, magari semplificarlo, però appunto non crearlo semplicemente da soli, ma semplicemente adattarlo e cercando in rete, nel web o in siti specializzati. Speaking, quindi il saper parlare, mira ovviamente alla fluency e in CLIL la correttezza grammaticale è sicuramente secondaria rispetto alla capacità di espressione, di esprimersi. Writing, quindi scrivere. Sono le attività di produzione libero guidata dove grammatica e lessico sono riciclati e dove lo studente deve creare
creare qualcosa, quindi siamo di nuovo nelle HOTS, nelle High Order Thinking Skills. Quali sono le attività per il CLIL? Possono essere, come abbiamo detto prima, crosswords, quindi cruciverba, puzzles, flashcards, information gap, sono quelle attività dove magari lavorando a coppia un docente conosce alcuna informazione, uno studente conosce alcune informazioni, l'altro studente un'altra parte, quindi dopo parlando insieme devono completare per avere il tutto, o esercizi di completamento, questionari, giochi di ruolo, quindi un'attività molto varia e vasta. Quindi qui vi metto alcuni esempi che poi tanto potete rivedere nel vostro Twin Space. E, velocemente le ultime due cose. Steps di base per un lesson plan. Ovviamente l'input deve essere molto ricco, stimolante, autentico. Deve tener conto dello scaffolding, quindi tutti i supporti di aiuto per gli studenti. Deve promuovere la comunicazione al massimo. E lì torniamo al discorso che lo student talking time deve essere superiore al teacher's talking time. Make it hot, quindi promuovere il più possibile le abilità cognitive più elevate e anche promuovere l'apprendimento attivo il più possibile, quindi essere attivi nel proprio processo di apprendimento. Qui c'erano degli esempi del ciclo dell'acqua, vi facevo vedere due cose diverse, non abbiamo molto tempo, anche perché è una cosa un po' lunga e forse non riguarda tutti, però di nuovo lo condivido sul Twin Space, quindi potete vederlo da soli e magari ne parleremo anche insieme, avremo modo sicuramente di confrontarci prima o poi. Ultima cosa, come progettare una lezione CLIL? Chiaramente servirà sicuramente un warming up dove appunto si tireranno fuori le preconoscenze, ci sarà un brainstorming, si utilizzeranno delle mappe concettuali. Si dovrà anche esplicitare, diciamo, la scaletta, il lesson outline per facilitare agli studenti il concetto di che cosa andrò a fare, quindi di renderli un pochettino più consapevoli e autonomi. Presentare prima le parole chiave, questo è importante, abbiamo detto, per facilitare anche la comprensione di quello che avverrà. L'input può avvenire attraverso l'ascolto, la lettura o la visione di un qualcosa. Ci sarà appunto attraverso nell'input un forte supporto di mezzi non linguistici perché si sta parlando di studenti dell'era digitale, quindi non basta semplicemente il testo scritto, quello che bastava fino a 10 anni fa, deve esserci qualcosa di diverso. Deve essere ridondante, sembra strano, ma più si ripete meglio è perché in questa maniera si acquisiscono le competenze e i concetti che dobbiamo acquisire. Enfatizzare e evidenziare il più possibile. Per quanto riguarda poi la comprensione e la produzione, ci dovrà essere una complessità graduale, quindi dal semplice, diciamo, al più complesso, sempre tenendo a mente l'utilizzo di sussidi che possono o di strategie che possono utilizzare, che possono aiutare, diciamo, nel lavoro lo studente. Favorire il più possibile il teamwork, che può essere a coppia, a gruppi, deve essere centrato sullo studente, l'insegnante diventa un facilitatore e variare le attività a seconda dei vari stili di apprendimento, perché chiaramente una classe è fatta da studenti che magari hanno più facilità ad apprendere attraverso la visione di qualcosa, altri nel fare qualche cosa, eccetera. Quindi qui si ritorna agli stili di apprendimento. E quali sono i benefici della metodologia CLIL? Innanzitutto, migliora le competenze linguistiche e la comunicazione orale, rafforza la conoscenza della disciplina, crea la motivazione, perché credetemi, ogni volta che si fa lezione CLIL, perlomeno nella mia esperienza con sia a scuola che con i corsisti, e ne ho avuti tanti al momento, la motivazione è molto forte per i ragazzi, diversifica metodi e pratiche didattiche, sviluppa una mentalità multilinguistica e multiculturale, facilita il cooperative learning. È divertente e molto altro ancora, e questo chiaramente ognuno di voi lo potrà scoprire soltanto provandolo, ecco, questo sicuramente. Quindi al momento io vi ringrazio per l'attenzione. Mi spiace se sono stata un po' noiosa, mi spiace se ho detto delle cose scontate per coloro che hanno già
avuto esperienza di CLIL, hanno fatto formazione CLIL o fanno CLIL a scuola. Mi scuso anche per i docenti di lingua che chiaramente magari sono meno coinvolti proprio nella lezione CLIL, ma sicuramente sarà molto importante collaborare con i docenti di discipline linguistiche. E quindi adesso non so, Simona, ripasso la parola a te se ci sono delle domande specifiche. Oppure magari, ecco, ripeto, nel Twin Space ho condiviso innanzitutto queste slide, ho condiviso il video di Cummings, ho condiviso, ecco, ho condiviso anche un CLIL Survival Handbook, che è una cosa molto artigianale, tra virgolette, fatta da me, ma tantissimi anni fa, con la collaborazione dei colleghi irlandesi della scuola di Gore, dove anche insegno. E ci sono esempi di alcune lezioni CLIL per, mi sembra, arte, scienze, economia e qualcos'altro, non mi ricordo. E poi ho condiviso anche spunti di riflessione e quelle due attività di HOTS e LOTS, quindi il cruciverba per quanto riguarda la tematica del JAMA, che voi potete magari applicare a un argomento della vostra disciplina, e anche al mind mapping. Quindi grazie a voi, vedo mi state ringraziando, io ringrazio voi perché siete stati pazienti e penso, aspetto Simona che ci vorrà dire qualcosa, credo. Simona, ci sei? E io ci sono, mi sentite? Simona? Allora, mi sentite? Allora, dunque, io ho un ritardo nell'audio Sentite? mostruoso, quindi vi chiedo di essere pazienti. Ok, se mi sentite rispondo a Dunque, chi per cui allora, dice. Io ci sono, ricapitolando, ok. direi che Allora sì, mi vi chiedevano chiederei dove si trovano i intanto materiali di ringrazio Twin tantissimo Space. Glielo dici Daniela tu, per Simona, questa oppure? presentazione molto bella e molto precisa che ci ha fatto. Allora, dunque, io ho Assolutamente un no, ritardo cosa nell'audio per me è mostruoso, positivo. quindi Ok. vi chiedo di, devo dire che ci sono alcune domande che sono state poste, sono nel file Google. Dunque, Io adesso, per cui allora, prima di ricapitolando, dare direi spazio a questi che ultimi due minuti, vi perché chiederei intanto possa intanto rispondere alle ringrazio domande, tantissimo Daniela, io vi ringrazio indicherei voi, i materiali molto che bella Daniela, e a precisa cui che ci ha Daniela fa fatto, riferimento, si trovano sul assolutamente Twin non Space noiosa per del nessuno. progetto Team for CLIL, E devo dire che ci che è sono altre l'omonimo domande che progetto sono che state trovate poste, su sono nel file eTwinning, al Google. quale Io adesso, io via prima via di vi spazio a inviterò. questi È ultimi necessario che minuti voi per siate i le miei contatti, vostre quindi chiedete per favore a domande, tutti quanti il mio vi contatto. Io indicherei poi via che via vi i inviterò materiali che dentro Daniela, al a cui progetto che Daniela sarà il fa nostro riferimento, spazio di trovano su lavoro. Twin Lì Space troverete tutti i del materiali progetto che Team for Daniela CLIL, che è l'omonimo progetto che trovate ha nominato su Twinning, al quale io mi via via dicono che vi non si sente indicherò. È niente. necessario che voi siate i miei Allora provo a contatti, chiedete scrivere. per favore tutti quanti il mio contatto, io poi via via vi inviterò dentro al progetto che sarà il nostro spazio di lavoro. Lì troverete tutti i materiali che Daniela ha nominato e mi dicono che non si sente niente. Io ti sento, Simona. Allora provo a scrivere.